Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Pala Alba Capitale in questo nostro ultimo evento serale prima delle videoservizi. Ha documentato tutte le fasi di lavorazione di queste 4 giornate appunto di lavoro e di impegno di queste 3 artiste. E noi le andiamo a conoscere meglio con questo servizio. Appunto, da 30 anni, un lungo tempo, diciamo dall'Oriente all'Occidente, realizziamo eventi di scultura e anche interscambi con paesi come la Corea del Sud, come la Thailandia, tanti lavori anche in Messico e altri paesi del Sud America, Costa Rica, San Diego in California, e creiamo opere, più che altro cerchiamo di lasciare dei segni, dei messaggi, come in tante altre forme dell'arte, anche noi cerchiamo di comunicare attraverso degli elementi tridimensionali in modo anche abbastanza perenne. Mi chiamo Solma Svilkaci e sono iraniana. E dal 2009 sono venuta in Italia, a Roma, dove ho fatto Accademia di Belle Arti. Mi sono laureata in scultura ambientale e vivo e lavoro a Roma. Cosa ci puoi dire dell'opera che stai pensando? Il mio progetto intitolato Mutamento è una installazione creata con carta e rami dell'albero, in cui raffiguro il rapporto tra la natura e noi esseri umani. Sono Yumi Lee, ora sono venuta dalla Corea del Sud e poi sono venuta qua a studiare prima. E mi sono laureata all'Accademia di Carrara e poi ora sto a Matera. Cosa hai pensato per questa opera albese? Mia opera, spero che faccio una onda, forma di onda, e quindi c'è una curva e poi Onda che rappresenta qualcosa in particolare? sì, la onda significa che come una vita che non possiamo controllare, e dobbiamo seguire per forza, e poi quindi ho fatto una onda e siamo come una nave. Sono venuta dal Giappone, parte dell'Oceano Pacifico, sotto Tokyo, che sono venuta in Italia a studiare all'Accademia di Belle Arti di Firenze, facoltà scultura, di scultura, e ho conosciuto questo mondo di simposio che si incontra con gli artisti che non conosco, molto interessante. Mio lavoro, non lo so, posso spiegare o no, ma mio lavoro titolato come paesaggio interno. Ognuno quando si guarda si riflette di se stessa e poi si pensa, e questo è più o meno il mio lavoro, zuvera ognuno delle sue cose, riflettendosi se stessa, guardando le opere. Allora, vedremo l'opera finita martedì. Sì, lo vedremo martedì.
Grazie a Video Servizio, a Maria Luisa. E come avete visto, siamo partiti proprio da queste materie prime, per realizzare le opere che ora vedete. E nulla di questo sarebbe possibile senza questo personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere in questi giorni. Mi ha fatto anche un po' così disperare in alcuni momenti, perché lui è un artista, è toscano, quindi c'è, oltre ad essere dissacrante come persona, è molto simpatico, ma è un artista, quindi vive un po' così scollegato dalla realtà, ma in questo suo mondo meraviglioso. E quindi lui è arrivato, ci ha fatto una lista di materiali che servivano per realizzare queste opere, ce ne ha segnalati 7-8, ne servivano 80 o 90, e quindi è stato complicato. In questi giorni sono stati giorni molto impegnativi per tutti noi e per l'assessore Bolla, che ha risolto quei 5-6 problemi che non riuscivamo a risolvere dei 90. Quindi lui è Bettino Francini, ovviamente scherziamo, ma è stato, Bettino, un grande piacere conoscerti, vieni qui sul palco. Bettino Francini è un artista, come dicevamo, il presidente di AIESM. Cioè, allora raccontaci un po' la storia di questa associazione. Sì, in effetti è stato un po'... Ovviamente scherziamo, però è bello però per conoscerti. Ci ha salvato Emanuele con la motosega, diciamo la verità. Allora, per quanto riguarda il materiale effimero, questo qui che è veramente un recupero, diciamo direttamente, queste sono le scatole dell'alimentazione che ci hanno portato dal ristorante, che la Kumiko giapponese ci ha fatto le lettere della sua opera. Perciò mi sembra meraviglioso riuscire a dare un significato così importante con contenuti come una proiezione di sillabe che possono creare frasi al momento che si accendono, che una persona passa vicino, e pertanto c'è una interattività addirittura di attività dell'opera. Cioè, interessante questo concetto che ha avuto la nostra Kumiko, brava Kumiko. E poi bravissima, poi parleremo con lei, come poi parli con lei artiste, infatti sì. E poi abbiamo la Corea del Sud, che veramente ha fatto questo aspetto appunto di spirale, no? E un po' il dinamismo della nostra vita, che si organizza in una specie di movimento organico, che è anche tutta una rappresentazione abbastanza orientale. Infatti la Corea del Sud, come tutti i paesi dell'Asia, hanno questo fatto di costruire con le canne di bambù tutti questi elementi così, e lei l'ha fatta addirittura con i giornali per integrarlo in modo assoluto al territorio, diciamo, no? Veramente stupendo, grazie. E poi abbiamo dell'Iran, abbiamo Solmaz, che anche lei veramente ha una sensibilità, anche quando parla, a me mi mette amore, mi mette una specie di pace interiore, no? Sì, è una Solmaz. Grande grazia. È una grazia, incredibile, è così come la sua opera, no? Una cosa così organicamente, e poi ha fatto due elementi che si collegano attraverso l'albero, no? Questa cosa del travasare da un elemento all'altro, con questa sua semplicità, ma una flessibilità, un'organicità, veramente un amore, in quel senso una musicalità, direi quasi. Pertanto, al di là delle tre artiste che mi hanno veramente sorpreso, posso dire che il fatto di creare dall'ignobile il nobile, diciamo così, mi ha dato veramente soddisfazione essere qui insieme a voi, e grazie a tutti voi. Bettino, diciamo anche qualcosa di più su AIESM e sulla tua attività di tutti i giorni, e poi facciamo vedere anche cosa avete combinato. Possiamo vedere anche? Lo possiamo vedere, lo abbiamo preparato. Anzi, facciamolo vedere subito, così poi ci spieghi. Che cosa vuoi fare? L'ultimo fatto. Evento di facciamo sculture? Facciamo vedere un servizio che è andato sul TG1 poche settimane fa. Sì, sì, dai, vediamolo. Questo è un simposio di 12 artisti internazionali che hanno fatto per le vittime del Covid, questo circa un mese e mezzo fa. È stato veramente apprezzato, perché era quasi impossibile avere 12 artisti da tutto il mondo in quel momento lì. Insomma. Ce lo vediamo. Ce lo vediamo. A Caprile, in Toscana, nasce un parco dell'arte dedicato alle vittime del Covid. Ospiterà le creazioni di scultori da tutto il mondo. L'inviata è Felicita Pistini. Quando la polvere si
dissolve i volti e svelano la dimensione internazionale. Artisti che arrivano da tutto il mondo, ognuno il suo stile, tutti lo stesso materiale, 12 blocchi di travertino, la pietra locale. Mi piace questa decorazione della pietra naturale. Un laboratorio all'aperto, appena fuori il centro di Cadriglia, Valdarno. La prima volta qui, sì. E la prima volta in piedra, también. Italisa arriva da Tenerife, prima volta in Toscana, prima volta che lavora alla pietra, racconta. È faticoso per lei che solitamente realizza opere in rame, ma c'è l'entusiasmo di partecipare a questa mostra collettiva. L'idea dell'amministrazione comunale, un parco della scultura, sarà dedicato alle vittime del Covid. Intanto il work in progress è uno scambio continuo con i cittadini. Si fermano a guardare, condividono la quotidianità con gli artisti. Buongiorno Sergio. Un buon caffè. Il messaggio sicuramente è quello di pace e di unione tra i popoli, è assolutamente quello. Vegan e armeno, lei coreana, si mescolano le culture e si attinge dal territorio, la sua opera si ispira a un vaso etrusco. Abitualmente visto come molto piccolo, molto intimo e privato, qui invece viene buttato nella collettività. Per tutti. Il senso è proprio questo, la coralità, così anche i gesti degli scultori per 2 settimane escono dai loro studi privati. Bene, grazie. Bene. Poi abbiamo anche un servizio che è stato realizzato da Euronews, che è andato in tutta Europa per sottolineare veramente l'importanza di questa iniziativa, un parco dedicato proprio alle vittime del Covid. Sì, veramente. È stato un'impresa, devo dire. Sì. Anche ti facciamo ancora un grande applauso, no. Perché questo anche fa capire il grande cuore di Bettino. Sì, infatti io voglio dare soltanto spazio ai giovani e fargli credere che si può ancora veramente, dai, si può ancora fare tante cose, diciamo così, per la nostra civiltà, e questo è un segno che io vi appoggio fortemente e vi aiuterò per quello che posso in tutte le varie possibilità che posso incontrare lungo la mia strada. Grazie ancora Bettino Francini, e allora ci prepariamo perché andiamo a svelare queste opere e io pregherei le artiste di andare vicino alla loro opera che andremo a illuminare, così in modo da poterle svelare, potercele far raccontare. Vi daremo un microfono, adesso arriva il nostro Javi, quindi se ce le presentate è veramente qualcosa di emozionante, grazie. Io partirei da Kumiko, che abbiamo visto anche nel video. Kumiko Suzuki arriva dal Giappone, è un'artista veramente capace a fare un po' di tutto. Infatti in questi giorni mi diceva: ma guarda che bella questa piazza, mi piacerebbe colorarla tutta, perché lei è fa la Madonnara, lavora a Firenze vicino al Ponte Vecchio se non sbaglio, e tanti di voi magari l'hanno vista al lavoro. Lei è anche scultrice, fa un po' di tutto, veramente l'arte a 360 gradi. Kumiko, com'è stato per te realizzare quest'opera e cimentarti con la carta? Era divertente e soprattutto riciclare una cosa di attivare, di vivere, è molto, mi faceva piacere. Era la prima volta che facevi un'opera di questo tipo, cioè avevi già fatto dei prototipi, ma era una prima volta anche per te, possiamo dire. Sì, la carta ho lavorato un po' di scultura, però non è come grande come questa, e riciclaggio anche, riciclaggio è prima volta che l'ho fatto. E in questi giorni è stato anche complesso far asciugare queste lettere, ci siamo messi tutti con materiali di fortuna, avevamo il ventilatore, abbiamo preso la stufetta, l'abbiamo girata al contrario solo perché raffrescasse, ci abbiamo provato in tutti i modi e direi che ci siamo riusciti, non è ancora perfetta, ma sta su, e questo è già importante. Comico, tu non ci credevi molto che stesse su. Meno male che è asciutto. Oggi, mentre lo sgonfiavamo, era molto pessimista Kumiko, invece noi l'abbiamo fatto vedere che qui bisogna crederci. Ho detto mille volte, non ce la faremo, e invece ce l'abbiamo fatta. Perché, brava Kumiko, veramente un grande applauso. Grazie.
Kumiko, che messaggio hai voluto lanciare tagliando queste lettere e realizzando quest'opera? Sì, questo titolato Paesaggio interno. Ognuno di noi abbiamo un paesaggio particolare dentro di se stessa, che cambia ogni momento, cambia ogni... Sì, continuamente. Così. E quindi così, tu hai voluto rappresentare la, questo. La lettera rovesciata, quando si accende la luce, si rifletta che la gente che intorno a questa, la stanza tutta e questo. Eh sì, direi che è veramente un bellissimo risultato. Complimenti a Kumiko Suzuki. Adesso lo vediamo anche con la luce spenta, è veramente meravigliosa quest'opera. Kumiko, ancora una domanda. Sei contenta che quest'opera diventi arte anche per tutti in un quartiere di Alba, dove bambini, dove gli adulti potranno vederla e sicuramente provare delle emozioni davanti a quest'opera? Sì. Grazie a tutti per avere questa esperienza, sono molto contenta, sono molto lieta. Lieta, bravissima. grazie a Kumiko Suzuki. E noi ci impegneremo anche con l'assessore Bolla per fare un evento per Madonnari qui, perché oggi puntavi Piazza San Paolo e dicevi sarebbe bellissimo colorare con i gessetti Piazza San Paolo. Grazie. Vado io, questa volta vado io a prendere. Grazie a Kumiko Suzuki, ancora un applauso. Grazie a voi. In questi giorni ci ha veramente contagiato col suo sorriso, lei è simpaticissima ed è una grande artista. Lei è Yoon Mi Lee, arriva dalla Corea del Sud, ha realizzato un'opera molto complessa, come dicevamo, se non sbaglio l'hai chiamata L'onda del cuore. Spiegaci perché l'hai voluta chiamare così e cosa volevi rappresentare. Ho fatto una forma dell'onda. Posso leggere un concetto, certo, che ho preparato? Noi siamo come barche in mezzo al mare e seguiamo l'onda, la cavalchiamo, ci lasciamo condurre dal suo moto. Non è facile accettare la tutta, ma non è difficile lasciarsi trascinare. La nostra nave è salda, non affonda, andiamo dove ci porta questa onda. Ecco. Brava! Bravissima! Bravissima, e chiedo anche a te cosa significherà per te pensare che quest'opera si troverà in un quartiere di Alba, un quartiere dove vivono tante famiglie, tante coppie giovani, tanti bambini. Cosa rappresenterà per te? Cosa rappresenterà? È una domanda un po' complicata. Va bene, comunque sappiamo che sei molto emozionata. Non ho capito perfettamente la domanda. Dicevo, per te sapere che quest'opera, la tua opera, sarà in un quartiere di Alba dove tutti la potranno vedere, cosa significa per te? A me è un grande piacere. E poi comunque ho recuperato di azienda Mirolio di tubi, tutti i tubi. E poi ho messo rivista di Cuneo, made in Cuneo. Quindi sta tutta la vita di qua e va. Hai letto tutti i numeri di Made In, ormai hai una grande cultura di tutta l'imprenditoria cuneese, quindi torna presto a trovarci. Grazie a Yoon Mi Lee, che con la sua simpatia veramente ci ha rallegrato in questi giorni. Grazie ancora e passiamo a Solmaz Vilkaci, direttamente dall'Iran. Solmaz, raccontaci quest'opera che hai già un po' spiegato nel video, ma che è molto significativa. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. La mia opera intitolata Mutamento raffigura la generosità
e anche sacrificio della natura verso noi esseri umani. E qui in questa installazione ho utilizzato il ramo che rappresenta la natura, e poi per fare questo circolo poi arrivare alla carta, cioè la storia della natura che ci dona e noi produciamo i materiali che ci servono. È un cerchio sicuramente non è infinito, prima o poi finirà. Ecco perché viene il titolo mutamento, trasformazione da un materiale ad altro. Mi sa che è abbastanza chiara il messaggio. Grazie. Grazie Solmaz. Anche tu non lavori solo la carta, ma sei un artista veramente in tanti campi. Spiegaci meglio cosa ti piace fare soprattutto. Sì, come hai detto tu, ho utilizzato tantissimi materiali fino ad ora, pietra, metallo, resina, terracotta, però devo dire che negli ultimi anni sono più concentrata sul materiale riciclato, soprattutto in questo periodo di pandemia, quando sono stata chiusa a casa. E me ne sono accorta della enorme quantità di prodotti che noi consumiamo e enorme quantità di immondizie che produciamo comunque. E lì ho detto no, da ora in poi non utilizzerò altri materiali che uso più materiale riciclato, plastica, carta, qualsiasi cosa che trovo, e mi dà molta soddisfazione, devo dire. A vedere che un materiale buttato poi diventerà una cosa che con cui tu trasmetti un messaggio. È veramente bello. Grazie Solmaz. Questa è l'economia circolare, è veramente fare della circolarità ed è uno dei temi principali di Confindustria Cuneo e di Confindustria in generale in questi anni. Lo è diventato e lo sarà sempre. Se ci sono altre domande, qui Eliana. Grazie Raffaele, grazie Marcello ovviamente. Ho visto una bellissima collaborazione in questi giorni tra le artiste, Bettino che è meraviglioso e tutti noi perché abbiamo un po' collaborato, no? Come l'assessore lo vogliamo vedere poi segare questo legno perché è meraviglioso veramente. Lo ricattiamo, come diceva. E poi c'è stata una richiesta, no, particolare, allora quelle lettere che sono lì sono parole che ognuno di noi ha donato all'artista, no? Questo è stato molto bello. Poi abbiamo visto addirittura fare la miniatura, no? Delle opere d'arte, quindi riprodurre in miniatura. Che vediamo qui sul palco. E anche questo è meraviglioso. Questa onda meravigliosa, non sappiamo bene come farà ad uscire dal Pala Alba, perché in qualche modo ce la volevamo tenere qua, evidentemente. grazie. È la domanda che tutti abbiamo fatto a Yulmi e le abbiamo chiesto: è bellissima quest'opera, ma come la porteremo in Viale Masera? Ce lo siamo chiesti tutti, ma in qualche modo la porteremo, abbiamo un mese di tempo perché buona Alba Capitale da inizio settembre. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.